Buongiorno, good morning. Togliamo le scarpe. Let's take our shoes. So, oh, there's a thing right next door to me. C'è questa cosa qui, ma che cos'è? sarà la nuova casa delle galline, è un chicken tractor. It's a new chicken house. Non vado troppo in dettaglio, però le galline lavorano la terra, per quelle che siamo chicken tractor, perché lavorano la terra, poi saranno libri, saranno là dentro, saranno felici. So our chickens, you know, they we haven't got any chickens yet, but when we get some, when it's finished, they will scratch away on the floor. And they can be free, and they can be in there, and they can sleep in there, and in the winter they'll be warm, nell'inverno saranno caldi. Vabbè, comunque, sono molto contento, è bello. Torniamo a noi, so coming back to ourselves. Il tema oggi è trovare pace nel cuore e nella testa. Temona. Teme è un tema enorme. So the theme of today is finding peace in our hearts and in our minds, and this is like a really big thing, no? So try and find a way in. Proviamo a trovare un modo dentro di questo. Non è sicuramente immediato. It's not just like a simple thing we go like this. But we can do some things, però possiamo fare alcune cose. La prima cosa che facciamo è trovare, come dire, una posizione che la testa può essere sostenuta dal cuore, che sta in linea, che non siamo con la testa fuori così. So we're finding a place where the head can be like really balanced on top of here. And then the head and the heart is also balanced here. Poi quindi la testa e il cuore si poggia anche sulla pancia. Però ci vuole questa cosa così. Già, se riusciamo a mettere in connessione testa e cuore, evitiamo un sacco di conflitti, perché vogliono cose diverse. So if we already can connect our mind and our hearts together, we already avoid lots of mental turmoil and heartache, because they often want to do opposite things, the head and the heart. Bisogna approfondire molto questo. We have to really go a lot deeper into this theme here. Il cuore vuole una cosa, la testa vuole un'altra. Il suggerimento, quello che viene detto, è comunque di dare preponderanza al cuore prima della testa. Perché la testa, diciamo che è logico fino a un certo punto, fa tutte le sue cose così. So if we need to give priority, we should give priority more to our heart. What does our heart want to do? Not so much what our head wants to do, because actually our head, we think of our head as being very logical, but actually it's pretty illogical of what our mind wants to do. And this is, for some people, it's a strange thing, eh? Per alcuni questo è strano, pensare che la mente non è così logico, però il cuore è molto più coerente. It's much more coherent what the heart wants. Quindi già. Poi facciamo dei movimenti tutto oggi, come sempre. So we will move and do some yoga poses and everything like always today. But just try and feel this energy that's really up in the head. Just try and let it settle down already. Quindi portiamo questa energia che sta nella testa, la cerchiamo di farlo già scendere un po' più nel cuore. È un atto voluto questo di farlo scendere.
scendere. So it's something we want, we strive for this. We're asking ourselves, we're allowing ourselves for the energy in our head to drop down to our hearts. Quindi siamo qui, mettiamo una mano sul cuore, just put a hand on the heart a second. We're just gonna have 10 slow breaths with a hand on the heart. Facciamo 10 respiri profondi, lunghi e lenti, con la mano sul cuore, con gli occhi chiusi, sempre con la testa allineato, with the head aligned, resting on the heart. Togliamo la mano, un secondo. Just take a hand off. Just feel how already we're a little bit more quiet, a little bit more peaceful. Siamo già un po' più pacificati, un po' più tranquilli. Ma continueremo. Immaginare un grande sorriso qui nel cuore. So imagining a really big smile here in the heart. Really big smile. Mr. Happy in the heart. Okay, so reaching up to the sky, qualche stiramento. Stiracchiarsi bene, have a really good stretch. All these tired, compressed muscles, tutti questi muscoli stanchi, compressi. Reaching up to grab hold of the walnuts. I'm not going to take them off now, but there are some walnuts on this tree. Non li tolgo adesso, però ci sono dei noci su quest'albero. Allora, questo. Apriamo le gambe un po' di più. Questo è così. Rilassato questa mano, questo braccio è rilassato. This is relaxed. And breathing, toglie un po' di tensione e stress qua. This is removing some tension and stress in this area here. Actually, massage it a little bit. Massaggiamo un po'. Ok, poi rimaniamo nella posizione. E tornare. Cool. Lascia su. So no, it's not too much down. Non è troppo giù. È piuttosto qui rimane. È qui che si curva. Okay, so this bit more stays as up as we don't go so far down. We're just coming in here and going. This is relaxed and dropping down. This is also relaxed. Massage. Okay, I'm breathing. Tornare piano.
Facciamo qualche respiro così, che è inspirare. So we're imagining here that we're breathing in and we're just bringing down our tension, our energy from our head all the way down. Facciamo 10 volte, so 10 times. We breathe in. Bring the energy down, portare l'energia giù. Ancora un paio. Sentire un momento gli effetti, just feel, listen to the effects a moment. Peace in Sanskrit, Shanti. So, pace in sanscrito è Shanti. 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 Here, Shanti, here. Shanti. Shanti isn't about passively accepting stuff. Nor is it being all tense and fighting. It's finding calm, with energy. Shanti non è uno stato passivo che subiamo, neanche è uno stato che lottiamo, è un stato di centratura. Energico anche, non è solo così, Shanti. Va bene. Shanti, cerchiamo di capire Shanti. Difficile, eh? Allora, massaggiamo ancora un po' qui. Just gonna massage here a moment still. A un certo punto, vengo avanti un po'. A un certo punto, il nostro cuore si è chiuso. At a certain point, our hearts have like closed because we've been hurt. Perché siamo rimasti feriti, poi una cosa all'altro. Quindi è difficile aprire poi il cuore. Quando abbiamo paura non si apre il cuore. When we're afraid our hearts don't really open. No? So, just feeling a bit of softness here is already a first step. Se iniziamo a sentire un po' una morbidezza qui, è già tanto. Va bene, poi è tutto molto più complesso di questo perché le nostre braccia comunque devono essere forti, le gambe devono essere forti. Quando sono forti, funzionali, mi sento attivo nella mia vita, sono, come dire, propositivo,
Okay, so our leg, it's all a bit more complicated than this because it's all connected, right? So our legs and our arms and our hands, they need to be strong as well, because this is the way that we act in the world, through our hands. If our arms and our legs, they're weak, we don't really feel that we can do anything. Non sentiamo che abbiamo la forza di fare delle cose, quindi è importante anche fortificarsi. Quindi facciamo qualcosa anche un po' più forte ora, così, un po' più avanti, allungando in avanti così, quindi di lato, e così. So just reaching forward, this is quite strong. If it's too much, then bend your arms a bit more. Se è troppo, piegate un po' le gambe. Se invece riuscite, allungare bene le braccia, il collo lungo. Non fate questo, lungo il collo, respirare, facciamo 5 respiri se possiamo. Let's do 5 breaths if we can. Bene. Shanti è collegato a Ahimsa, la non violenza, che è collegato poi alla prossima yama, Satya, la verità. So Shanti, peace, is very much connected to Ahimsa, which is non-violence, which is then connected to the next yama, which is truthfulness, Satya. Gandhi, he, even though he's famous for non-violence, he said he was experimenting in truthfulness. Gandhi, anche se è un esponente altissimo della non-violenza, diceva che faceva esperimenti in verità. Quindi è complessa questa cosa qui, no? Pace nel cuore, essere veri a se stessi. So peace in our hearts and our mind is also being true to ourselves. Il discorso poi vedete che è molto lungo. E torniamo alla praticità del corpo, la verità del corpo. So it gets very complicated, complex quickly. So that's why we come back to the truth in the body, to not lose ourselves in all these discourses. Però sono elementi importanti che ci servono se vogliamo veramente cercare di più questo stato di pace che vogliamo, no? Sì. Allora, su. E facciamo questo così, ecco. Trikonasana con la mano sulla sedia. So Trikonasana. Hands on the chair, both legs are straight, front leg is pointing forwards, this one is like a little bit pointing, not like this, like this. Questo piede dietro punta non 90 gradi ma un po' dentro, diciamo 30 gradi di qua. Ok, so reach up and breathe. Poi se il respiro è calmo, lungo e lento, lo sono anche i pensieri, lo sono anche le emozioni. So if our breath is long and calm and slow, also our thoughts and our emotions, they're a little bit less turbulent. Benissimo! Cambiamo la mano, non le gambe. Anzi, stiamo un secondo così. E tornare, cioè tornare, torci dall'altra parte. Tornare,
Benissimo. L'altro lato, let's do it on the other side. There you go. Facciamo la stessa forma del chicken tractor. So we're making the same shape as the chicken tractor in this pose. Let's call it tricky chicken tractor pose. Okay, the other side. Quello è un po' più intenso, it's a bit more intense this one, so we're staying like this for a moment. Respiri lunghi e lenti, really slow and deep breathing. Head is always right above the heart. Testa si poggia sul cuore. Gently bending over sideways. Piano piano ci pieghiamo un po' di lato. Tornare. L'altro lato. The other side. Benissimo. Allora, sono seduto qui e questa gamba è di lato, vedete? So I'm sitting on this side, my knee pointing forwards, and the back leg is up, the heel is up and the toes on the floor. Le dita sono per terra, il tallone in su.
e metto una mano dietro alla sedia così. Sento qua. Respiro. Quest'altro braccio, se possiamo tenerlo su, se no no. If we can, raise this arm in the air, if not, leave it down. Ok, poi un pochettino avanti, ecco, tenendo la sedia. Very good. L'altro lato. Ecco così, questa è giù, anche qui, qui dietro giù. So the heel is down, also the side of the, and this leg is straight and the heel goes up and the toes on the ground. E piano avanti giù. Poco, facciamo poco, va? Just gonna do a tiny bit. And the heel in the back always goes that way. Il tallone va di là, così allunga di più. Ok, morbidi. Beh, non era così difficile. Riprovate. Ok, so it wasn't so difficult this one, I don't know. But you feel how it feels better now in here? Cool! Allora. Prima di andare a piegare avanti, mani dietro, we've got to open our hearts a bit here. We're going to hold onto the chair behind us and very slow, very gently open it. Not, don't put the heads back too much, it's too much for the neck. So just hold the head a tiny bit up towards the sky. Con la testa pochissimo verso su, poco. E sentire qui che apre. Non dobbiamo forzare di fare troppo. We don't have to do too much. It's just like giving that direction and breathing. Tornare, sentire gli effetti. Good, very gentle twist, facciamo una torsione dolce. Cerchiamo di mantenere la testa sempre in linea. So we're gonna try and keep the head, like the back of the neck long. Non troppo però, sempre moderati, la spalla moderato e respirare tranquilli. Piano tornare, l'altro lato.
with Nadim. And then we'll ju. So we're gonna go down, relax the head, relax the shoulders, rilassare la testa, rilassare le spalle. 10 respiri giù così. Piano, tornare su, slowly coming back up again, sentire i piedi per terra, feeling your feet on the ground. Mettiamo una mano qui e una mano qui. So put a hand on the heart and a hand on the forehead. Close your eyes, chiudiamo gli occhi e respirare e sentirli che entrano in sintonia. So feeling these two areas entering into they're harmonizing. Sentire tutte e due le mani. So feeling both of the hands at the same time. Olive, scuoti un po' le mani, shaking the hands a little tiny bit. Prima di fare i suoni facciamo un po' Nadi Shodhana. So mind you, so we bend middle finger and forefinger on the palm of the hands. So hand is like this. Vishnu Mudra, so mudra for Vishnu. It's the maintaining, supporting energy. Supports the energy, let's say. È una mudra che sostiene. Allora, chiudiamo la narice destra. Espirare, inspirare. Espirare, inspirare. Espirare, inspirare. Espirare, così. Inspirare, chiudere. Espirare, destra. Inspirare destra, espirare sinistra. E così via.
Piano piano fermiamo, sentire gli effetti, l'effetto calmante, riequilibrante, feeling effects, calming effects, balancing effects. Degli A, facciamo degli A profondi con la pancia. You here? One hand on the heart, one hand on the belly. Sentire ancora un momento gli effetti, let's feel the effects and still a moment. Piano piano risentire il corpo, l'ambiente. Facciamo un piccolo massaggio di tutto il corpo. Carichi e pronti per una nuova giornata. So, full of energy and ready for another day. So, thank you and see you Monday.